Benvenuti nel canale di informazione Punto Ortona, ospite gradito della nostra emittente Egidio De Fabritis, da questa mattina in pensione, dipendente della ditta Ecolan, prima Ortona Ambiente e prima ancora Bruni. 42 anni e 6 mesi di lavoro. Come va? Insomma, abbastanza bene. Ci siamo riusciti ad arrivare alla pensione. Quanti anni aveva lì quando ha iniziato questa attività? Avevo 21 anni. Piano piano. Però era meglio, però è difficile. Prima era, e adesso erano altri tempi. Era meglio prima che adesso. Con la ditta Bruni si lavorava di più? Si lavorava normale e si prendeva di più. Adesso invece adesso, il numero dei dipendenti è diminuito. Che è rimasta tale. Anche di meno. Cosa bisogna fare? I sindacati funzionano? No, i sindacati non funzionano. C'è un rimedio per migliorare la qualità della vita dei suoi ex colleghi? No, ma è un po' difficile. Dove siamo arrivati adesso non è più come una volta. Siamo al punto di non ritorno. Sì, una volta in altri tempi, adesso fanno i contratti a tempo determinato, 2 mesi per 2 mesi. Non c'è l'assunzione effettiva come prima. Non c'è la sicurezza per chi lavora. No, non c'è più la sicurezza, non è più come una volta. Un dipendente non può comprarsi una macchina nuova. No, purtroppo posso fare contratto 2 mesi per 2 mesi, stabilito dalla legge. E tu non gli puoi fare niente. Se ti dico stai bene, se non te ne puoi andare. Lo possono fare. La ditta Ecolan è una compartecipata con i comuni, ha oltre 50 comuni. Sì. Hanno tanti dipendenti, però gli operai devono girare anche da una città all'altra. E devi andare dove ti comandano loro e non ti puoi rifiutare. Ma c'è un'indennità in più, una missione, uno straordinario? No, per me, come è successo, non c'è niente. Niente. Era meglio prima che adesso. Insomma, un passo indietro. Andiamo sempre indietro, mai avanti. Purtroppo non gli puoi fare niente. Io ci sono arrivato alla pensione. I mezzi a disposizione rendono la vita un po' meno difficoltosa per i lavoratori della ditta Ecolan? No, è la stessa cosa. Non cambia nulla? Non cambia niente. Lo ripeto, era meglio prima che adesso. Ad Ortona c'è un problema grandissimo, che è quello della deiezione dei cani. Sì. Alcuni possessori dei quadrupedi non puliscono quello che fanno i cani e nessuno controlla. Come rimediare a questo? Prima ci facevano le multe, adesso non le fanno più niente. È una città. No, bisogna mettere la telecamera e lo becchi. Dopo non può dire che non è vero. Morti lo raccolgono e lo buttano ai vicoletti. Dentro agli alberetti per l'orientale, per giù le vete. E dopo i fessi lo raccolgono. Tutte le strade stanno nelle stesse condizioni, ma soprattutto il corso orientale e lo chiudo le vite. Tutto mai così. Bisogna mettere le telecamere. E multare i contravventori. E ci vorrebbero anche più cestini, perché ci stanno poco di cestini. E allora la gente non vede i cestini, lo butta per terra. E non gli puoi fare niente. Perché si è arrivati a tanto? Cioè, tanto amore per il cane. Il cane prima se lo fanno e dopo, capite, non ce lo fanno più. No? Quando è piccolo è bello, quando è grande non se lo disfa. Tu vedi, vanno a fare vacanze. E c'è un altro problema, che lo lasci il cane, allora il cane non te lo fai, il cane è come una persona, non te lo fai, non te lo fai. Lo devi far uscire, lo devi far rientrare. O lo ami o non lo ami. Allora se no non te lo fare più. E devi raccogliere gli escrementi che fa. Non che lo butti vicino agli alberetti. Eppure ci sono i regolamenti che prevedono. Sì, ma c'è un regolamento, ma la sanzione non lo fa nessuno, perché dice quello lo conosco, l'altro lo conosco. E non lo fa niente nessuno. Eppure il TAR dell'Emilia Romagna tempo fa ha fatto proprio una disposizione in cui si obbliga anche il possessore del cane a portarsi dietro anche una bottiglietta d'acqua per disinfestare. No, qua invece non portano niente.
Niente. Escono la mattina e di notte per non farsi vedere che fanno gli escrementi dei cani e dopo lo buttano per terra. Gli operatori ecologici conoscono le persone, conoscono gli atteggiamenti. Ma io non gli dico niente perché non vale la pena. Tu se gli dici qualcosa ti manda a quel paese, quindi stai zitta, vai avanti. Chi sono le persone che si comportano meglio? Ce ne stanno buche. È difficile. Molto buche. Il decoro urbano, oltre a questa questione, ci sono altri problemi? Tanti. Parecchi. Hanno fatto l'asfalto specialmente a via Giudea. Si fanno solo i buchi, mettono le pezze dell'asfalto, prendono pezzo pezzo, non mi credo più che fanno l'asfalto. Altro problema, la pulizia dei giardini. La pulizia dei giardini, parchi. I tombini. Sì. Quando si portava la vecchia ditta si faceva spesso. Questo fa molto buco. Molto di meno. Molto di meno. Com'è la situazione attuale dei parchi pubblici ad Ortona? Non è tanto, non è come prima. Sono poco curati. Poco curati, prima era meglio. Cosa deve fare secondo Egidio De Fabritis e la nuova amministrazione? Deve assumere più gente. Ci dare più gente. Lavoro e ottenere più qualità della più vita. Più qualità, sennò così stiamo a punta di prima. Mi sono arrivato alla pensione. Ci vuole una squadra che funziona. Che funziona. Io mi sono arrivato alla pensione, le altre pure gli altri, speriamo che ci arrivano senza arrabbiarsi e fregarsene di tutto, che non serve. Hai acquisito tantissima esperienza, sì. 42 anni. 42 anni e 11 mesi. Potresti dare tanto ancora ad Ortona, almeno a livello di consigli. No, ma non è tanto, tu gli dai qualche consiglio, ognuno fa quelli che gli pare. Non c'è soluzione. No, per me no. Io fatemi una sostanza in pensione, quello che fanno gli altri non mi interessa. Perché non si arrabbiano. Questo lavoro, perché questo giorno arriverà anche per tutti, senza litigare, senza fare niente. Lei in 42 anni di lavoro quanti certificati medici ha inviato? Ho fatto un mese e mezzo di malattia, ho fatto. Visto, hanno gente che si prendono le malattie per andare a caccia, per fare altre cose. L'onestà non paga, certe volte. Bisogna essere molto umili, bravo, senza fare ruffianismo e altre cose. Tanti sacrifici, alla fine è valsa la pena, una bella pensione decorosa. Senza impegno, senza niente. Non mi ha detto uno che faccio come vado in pensione, se ti vado a trovare l'amore degli altri. Il marito pensa al pallone, io al pallone non ci penso. E pensa ad altro. Qualcosa devo fare, posso dire il tempo. Ognuno il suo mestiere. Ognuno il suo mestiere, senza impegno però. Dico sempre di ricordarsi le quattro fasi. Aspirazione, compressione, scopo e scarica, specialmente lo scarico, è molto importante. Al termine di questa vita lavorativa, che cosa può dire, che messaggio lascia ai suoi ex colleghi di lavoro e alla città, soprattutto ai cittadini che la vedevano ogni giorno spazzare le strade, gli dico una che, battuta? Era meglio la vecchia ditta, questa adesso non ci sta più l'armonia, l'accordo una volta, finito tutto, non c'è più niente. Anche il sindacato è colpevole di certe cose? Il sindacato fa quello che può fare. Legge lo possono fare questi qua. Adesso come impiegherà il tempo libero? Ma te l'ho detto, dovete trovare moi degli altri. Oltre a quello. Ma da spazio. Lei è bravo anche in cucina. In cucina, io non mangio le pizze sicuro. Ma questo tempo, accendere il camionetto, patate sotto la coppa, un arrosto, salsicce. Qual è il piatto che adora cucinare di più? Stocche e patate, all'angordo. Neanche lo sanno fare perché devono vedere i programmi in televisione, grande fratello, tutti i programmi culturali, grande fratello, come da cucinare, no. Quanti cucchiai devono mettere? Due cucchiai. Non cucino più nessuno, finito. Uno per Egidio e uno per De Fabritis. E uno per il cane. È giusto. Diamo a tutti quanti. Quindi auguro a tutti di arrivarci alla pensione come ci sono arrivato io, senza arrabbiare che non vale la pena. Purtroppo. Vuole fare un saluto per terminare questa bella conversazione ai cittadini di Ortona? Che gli devo dire, purtroppo? Io quello che ho fatto l'ho fatto, ora devono fare gli altri. Arrivederci e grazie. Noi ringraziamo per l'ospitalità anche il bar Caffeina, da dove abbiamo effettuato questa intervista all'ex operatore ecologico De Fabritis, Egidio De Fabritis. Le auguriamo una lunga vita e soprattutto dia un bel esempio
ai possessori dei cani. Va bene. Impari alla gente a tenere pulita la città. E bisogna essere molto umili. È tutto dal bar Caffeina, Tommaso Tucci e Gigio De Fabris, Edoardo Di Pierro per Punto Ortona. Grazie, ci vediamo.